Brutos. Questo motore è diventato il motore più veloce del mondo. Adesso può fare 300 km all'ora. 300 km all'ora. Ma va, è impossibile. Ma quando mai li ha fatti? E adesso li fa. E perché adesso? Perché? Perché adesso è diventato un motore truccato. Allora è pronta la mia macchina? Purtroppo no. Bisogna dare un'occhiata al motore. Sa, picchi in testa. Allora vengo più tardi. Venga più tardi. Picchi in testa. Perché ti sei messo l'elmetto? L'hai detto tu che picchi in testa. Ma no, è una frase. Tutti i meccanici dicono queste cose. Figurati se io ti picchio in testa. Levati l'elmetto, bambino. Cacciavite. Eccolo. Martello. Martello. Chiave. Chiave. Ma che chiave? Candele. Ah, sì. Quelle sì. Nuove. Sì, sì, candele. Eccole. Allora, questo motore va o non va? Funziona o no? Questo motore non vuole ripartire e siamo quasi alla disperazione. Ci abbiamo scoppato sopra a non finire per eseguire le riparazioni. Ma Gianni ha dimenticato questi. No! Sì! Cari ragazzi, no, così non va. Date un addio al mestiere se nel mestiere non v'è capacità. Siamo un addio al mestiere per colpa di sto grande baccalà. Gianni, nonostante gli schiaffi che ti sei preso, hai sempre una buona cera. Una buona cera? Ottima direi. O cera grey? Usi lei cera grey e vedrà che la casa pulita di più brillerà. Usi lei cera grey e vedrà che nessuno più scivolerà. Lavabile, profumata, antisdrucciolevole. Un pavimento? Uno specchio. Cera grey, ne bastano poche gocce. E minor fatica e minor spreco con la cera spray. E 150 lire di risparmio con il buono sconto dei pacchi sale. Una buona cera? Ottima direi! E cera grey!